Ciao a tutti, io sono Iaco, questo è Non Solo Film e questa è la prima puntata della rubrica La rappresentazione del fantastico. Una rubrica in cui cercherò di spiegarvi che cosa si intende per fantastico all'interno del cinema, della televisione, della letteratura, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto per fantastico non intendo wow, fighissimo, super! No. Cercherò di portarvi degli esempi e magari quando sarà possibile anche dei video che vi linkerò magari qui sotto. Intanto, per cominciare, il fantastico non viene definito come un genere, come può essere la fantascienza, il drammatico, la commedia, queste cose qui. No, viene definito più come modo, e al suo interno ci sono dei vari elementi che lo possono caratterizzare. Per parlare del fantastico dobbiamo per forza parlare del più grande teorico mai esistito sul fantastico, ovvero Zaven Todorov, che con il suo saggio Introduzione alla letteratura fantastica ha creato praticamente una vera e propria rivoluzione. Lui si poneva questa domanda: qual è quella regola che funziona all'interno dei testi fantastici? Per lui è l'ambiguità che c'è tra il reale e il sogno e l'immaginario. Che cos'è il reale e cosa non lo è in quello che noi stiamo guardando oppure stiamo leggendo? Definisce il fantastico come lo scontro tra questi due mondi, quello reale e quello immaginario. Ok, facciamo un esempio. Prendiamo il Mago di Oz, che tanto tutti conosciamo. Dorothy vive nel Kansas, nella sua casetta, arriva il tornado che la prende e la porta via e la scaraventa nel magico mondo di Oz. Un mondo fatto di creature fantastiche, cose strane, magie, streghe e cose di questo tipo. Abbiamo il mondo reale, che tutti noi conosciamo, che viene sconvolto da questo elemento inspiegabile, cioè il tornado che ti prende la casa e te la scaraventa nel mondo di Oz. A questo punto, chi percepisce questo avvenimento, in questo caso Dorothy, ma anche il lettore o lo spettatore che guarda il film, si trova davanti a due possibili opzioni. Primo, non è mai successo niente, è stata tutta un'illusione, Dorothy si è immaginata qualsiasi cosa, è tutto ancora reale ed era soltanto un sogno. Secondo, l'avvenimento invece è successo realmente, cioè Dorothy è stata realmente ad Oz. Anche se è un avvenimento strano, assurdo e completamente inspiegabile, è successo nella nostra realtà. E quindi la nostra realtà a questo punto è regolata dalle leggi che noi però non conosciamo assolutamente. Però vi starete chiedendo, dove sta il fantastico? Il fantastico sta in quel lasso di tempo che intercorre tra l'incertezza di non sapere cosa è reale e cosa non lo è, e queste due opzioni. Appunto come diceva Todorov, lo scontro tra questi due mondi, il mondo del reale che tutti noi conosciamo e il mondo immaginario, fantastico e impossibile, se vogliamo. Poi però non finisce qui, perché il fantastico ha un altro livello in cui ci sono altre due possibilità. Abbiamo il fantastico strano e il fantastico meraviglioso. Nel fantastico strano praticamente succedono cose che noi possiamo spiegare tranquillamente con la logica e con la razionalità, però al tempo stesso sono anche strane e inquietanti. E qui entra in gioco la paura, che è praticamente una delle primarie condizioni dell'uomo. E dall'altra parte abbiamo il fantastico meraviglioso, che non crea delle condizioni particolari, di solito lo troviamo nei racconti di fate, orchi, mostri vari, streghe, magie, cose di questo tipo, e che a noi spettatori e lettori non ci sorprendono assolutamente, sono praticamente normali. Ad esempio non ci sorprende il fatto che lo spaventapasseri possa camminare e parlare nel mondo di Oz, succede e basta. Non ci sorprende il fatto che ci siano elfi, hobbit, nani e draghi nel Signore degli Anelli, semplicemente ci sono e lo accettiamo per quello che è. Quindi, in sostanza, per il nostro amico Todorov, il fantastico è l'esitazione, il fatto che noi non riusciamo a capire che diavolo sta succedendo intorno a noi e che non riusciamo a dare risposte a quello che sta succedendo tramite la nostra esperienza, la nostra conoscenza. Per Todorov era questo il fantastico, quel non sapere che cosa sta succedendo, quel mondo strano che c'è tra la realtà e il sogno, che però si può suddividere in tipologie diverse, appunto un fantastico che ci sorprende per quanto è strano, oppure un fantastico che è totalmente normale, sì, è così, uno spaventapasseri parla e cammina, sì, perché no? Bene, per questo primo episodio è tutto.
è stato breve ma intenso. Commentate, iscrivetevi al canale, mettete vi piace, solite cose. E ci vediamo la settimana prossima per il secondo episodio. Ciao!